Stanno per finire il corpo della terza vittima. Ovviamente sono passate già 12 ore dal crollo di questi treni. Il è passato da un'ingente perdita di gas metano. E fino all'ultimo abbiamo il dovere di sperare che il bilancio sia meno pesante di quanto saremmo tentati a pensare. Noi ci auguriamo che tutti gli altri assenti possano essere recuperati in vita, anche se perdere una sola vita umana diventa sempre una sconfitta per tutti noi. Chiaramente noi abbiamo messo in campo 100 unità, le migliori risorse che abbiamo nel settore, e devo ricordare a noi stessi che qui proprio in Sicilia abbiamo un campo di addestramento per gli interventi sotto le macerie a Poggio Reale, proprio perché noi ci dobbiamo sempre più allenare e addestrare su questi scenari.